I neonati hanno problemi di pannolino, gli adolescenti hanno problemi ormonali, le persone di mezza età hanno le crisi, la vecchiaia, venduta ai farmaci. Ci sono molte, molte dimensioni in questo. Tutte queste cose lavoreranno contro di te. La tua stessa intelligenza lavorerà contro di te. E adolescenza significa stanno mutando, letteralmente, da uno stadio all'altro. Una cosa semplice è questa, per gli adolescenti. Questo deve essere chiarito. Adolescenza significa primavera della vita. Se hai problemi con la primavera, posso immaginare come gestirai i tuoi inverni. Ci siete? È una primavera della vita. Quando ogni cosa è alta energia, il tuo corpo è al suo apice. Se hai problemi a gestire quella parte della tua vita, posso immaginare il resto della tua vita come lo gestirai. Questo non è per un'età in particolare. Forse fanno studi su persone specifiche. Quando eri giovane, compravi droghe nei vicoli. Quando sei più vecchio, è sul bancone. Non è cambiato molto. È solo diventato legale. Ogni cosa sta diventando legale, sai? Ci siete? Tante cose che non erano legali stanno diventando legali. Non è così? Quindi, non è per scherzare sulla sofferenza di qualcuno, ma devi capire cosa sta accadendo. Vedi, in te ci sono 5 fonti di ricettività dal mondo esterno. Ci sono 5 aperture. La tua visione, il tuo udito, il tuo odorato, il tuo gusto e il tuo tatto. L'aspetto più semplice della vita è questo. Essenzialmente, i tuoi occhi sono progettati per prendere 12 ore di luce, 12 ore di oscurità. Luce della stella, chiaro di luna, ok? Ora, letteralmente in ogni momento di veglia della tua vita, la luce penetra. Nessuno spazio. E i suoni? Immagina, supponi di vivere nello stesso posto. Qui è ancora così. Se stai nell'ashram, è ancora silenzioso. Se vivessi qui, una volta ogni tanto ci sarebbe qualche rumore, altrimenti generalmente silenzioso, un po' di insetti che fanno rumore, questo, quello, tutto qui. Ora, 24 su 24, c'è qualcosa che sta andando, le automobili vanno. Negli Stati Uniti ovunque c'è qualche macchina che ronza tutto il tempo. È come se viaggio qui per 6 settimane, 8 settimane. Diventa come qualcosa sta andando sempre. In qualsiasi edificio tu sieda, qualcosa sta andando sempre. Quando torno in ashram, in India, se mi siedo lì, è ancora così, assolutamente immobile. E l'impatto che questo ha sul tuo sistema è tremendo. Ma questo ronzio che sta andando, guarda, accade anche qui. Mantengo ancora la posizione. Non so, senza dirmelo potrebbero averli già installati. Ho detto niente condizionatore in ashram, nei cottage. Perché dico questo? Vieni in un centro yoga perché vuoi portare il tuo sistema a un certo livello di stabilità. Equilibrio. Perché senza equilibrio, non importa che talenti hai, che intelligenza hai, che capacità hai, senza equilibrio non servi a niente. Tutte queste cose funzioneranno contro di te. La tua stessa intelligenza funzionerà contro di te. Quindi, tutto il tempo ci sono suoni e vibrazioni che stanno andando. E come se non fosse abbastanza, la gente indossa le cuffie. E tutto il tempo, dang, 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 dang. La chiamano musica. Ma il musicista non si prende neanche la briga di suonarla. È solo una macchina che sbatte nelle tue orecchie tutto il tempo. Forse è meglio che ascoltare le persone intorno a te. Forse pensi che sia meglio del rumore di automobili che ti circonda. Ma l'impatto continuo del suono, l'impatto continuo della luce, l'impatto continuo di vari altri input,
Questo influenza tutti. E adolescenza significa che stanno mutando, letteralmente, da uno stadio all'altro, velocemente. Questo è un momento in cui ci dovrebbe essere un'atmosfera molto stabile. La maggioranza delle persone non ha un'atmosfera così stabile. Una cosa è a causa di varie cose di cui ho già parlato. Le situazioni familiari non sono stabili. Anche i genitori urlano. Ci siete? Sì, lo fanno. Perché in ogni film, in ogni spettacolo televisivo, in tutto ciò che si guarda in casa, se sei arrabbiato, devi urlare, devi dare un pugno alla porta. Se non a qualcuno, almeno devi dare un pugno a qualcosa. Devi rompere qualcosa. Sta diventando la norma. Tutti pensano che sia il modo di gestire le tue emozioni. Ci siete? Degli esempi vengono dati. Le persone pensano che sia il modo di gestire le tue emozioni. No, se le tue emozioni vanno fuori controllo, stai zitto, chiudi gli occhi e siedi semplicemente da una parte. Sì, quello è un modo di gestire le tue emozioni. Se le tue emozioni vanno fuori controllo, semplicemente chiudi la bocca, chiudi gli occhi, siediti da una parte. Non scombussolare il resto del mondo. Ci siete? Almeno quel tanto di responsabilità lo devi avere. Quando sei scombussolato, non incasini il mondo. Tienilo per te, il tuo casino. Quel tanto lo devi avere, non è così? No, ovunque la gente sta mostrando che se sei emotivo, devi dare un calcio a qualcosa, devi rompere qualcosa, devi tirare qualcosa a qualcuno, o almeno al muro. Quindi, tutto questo. E dimmi, supponi che non ci fosse la televisione e non ci fosse il cinema. Quante volte in vita tua avresti visto sparare a qualcuno? Ma ora che guardi il tuo cinema e la televisione, quante sparatorie hai visto? Centinaia, migliaia probabilmente, non è così? Pensi che non abbia nessun impatto? Non solo quello. Dall'età di 5 anni, tutto ciò che imparano è sparare, 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 sparare. Magari solo sullo schermo. Ma a un certo punto devono staccarsi dallo schermo e farlo per davvero. Sì o no? Ora, posso continuare così. Stiamo facendo un numero infinito di cose in nome della cosiddetta vita moderna, che è un modo di scombussolare la vita. Ogni vita è scombussolata, non solo l'adolescenza. Come gli adolescenti dipendono ancora da te. Ti lamenti. I genitori si lamentano perché dipendono ancora da loro. Una volta che se ne vanno, i loro mariti e le loro mogli si lamentano. Nessuno li ascolta. Ci siete? Gli stessi marmocchi sono andati via, si sono sposati e hanno fatto bambini a tutto. Ci siete? Sì o no? Forse con l'età, se diventano un po' meno energici, o almeno la sera bevono e sono in ibernazione, o sono fuori da qualche parte a guadagnarsi da vivere, quando tornano a casa sono in ibernazione. Così tutti sono salvi. Anche se sei esuberantemente vivo, non dovresti danneggiare nessuna vita intorno a te. Quella è vita. Ci siete? L'unica maniera di fare in modo che tu non sia pericoloso è che tu sia sedato. Questa non è buona vita. Ci siete? Ora, questa è una fase della vita in cui i cambiamenti accadono così rapidamente. Tutti questi impatti che sono su ogni vita sul pianeta, non solo la vita umana, ogni vita sul pianeta. Forse si fanno sentire un po' di più nell'adolescenza. Forse è lo stesso con te. È solo che tu pensavi che fossero i tuoi piccoli tesorini. Ora stanno mostrando qualità genetiche. Sei una versione più piccola di te così. Devi osservare. Una cosa semplice è questa. Se ogni essere umano sa semplicemente come stare seduto immobile, solo pochi minuti al giorno, nessun grande sadhana spirituale, nulla, semplicemente seduto immobile, si
questo può accadere, il mondo cambierà in molti modi. Ma comunque, dobbiamo gestire questi input. Questi input sono troppi. Nella tua casa puoi fare questo. Dove vivo? La maggior parte del tempo non accendo mai la luce, a meno che non voglia leggere qualcosa o simile. Vedrai, i tuoi occhi si abitueranno e sarai in grado di muoverti in giro. Tutto è a posto. O se hai bisogno di qualcosa, un paio di lampade forniranno quel po' di luce che ti serve per muoverti in giro. Tutto il tempo forti luci accese. È dannoso per il tuo sistema. L'input è troppo. Per i tuoi occhi, per le tue orecchie, devi diminuire l'input. Vedi, se dovevi vedere i colori, dovevi aspettare il tramonto, sederti lì e aspettare. Poi un colore spettacolare è sorto. Ma se stavi guardando il tuo telefono, se n'è andato. Ma oggi accendi la televisione. Tutti i dannati colori dell'universo stanno semplicemente andando e andando, senza fine. Tutto questo ha un impatto immenso. Luce, suono, colore. Se abbassi l'input nella tua vita e nella vita dei tuoi figli, in un modo o nell'altro, fai tutto quello che devi fare. Vedrai, cresceranno in modo molto più equilibrato. Questa è la cosa semplice che puoi fare. Per gli adolescenti, questo deve essere chiarito. Un po' di Hatha Yoga e la maggior parte di loro attraverserà questa fase della propria vita senza sforzo.